Cari figli, figlioli miei, anche oggi desidero invitarvi, in questo tempo di grazia che viene. Pregate di più nelle vostre famiglie, rinnovate la preghiera nelle vostre famiglie. In particolare, pregate, cari figli, con i vostri figli. Pregate, cari figli, per le mie intenzioni, per i miei piani che desidero realizzare con la mia venuta qui. Pregate in particolare per i miei piani di pace. La madre prega insieme a voi e vi è sempre vicina. Perciò decidetevi a pregare di più. Grazie, cari figli, per aver anche oggi risposto alla mia chiamata. Cari figli, anche oggi vi invito. Vivete nella preghiera la vostra vocazione. Adesso, come mai prima, Satana desidera soffocare con il suo vento contagioso dell'odio e dell'inquietudine l'uomo e la sua anima. In tanti cuori non c'è gioia perché non c'è Dio né la preghiera. L'odio e la guerra crescono di giorno in giorno. Vi invito, figlioli, iniziate di nuovo con entusiasmo il cammino della santità e dell'amore, perché io sono venuta in mezzo a voi per questo. Siamo insieme amore e perdono per tutti coloro che sanno e vogliono amare soltanto con l'amore umano e non con quell'immenso amore di Dio al quale Dio vi invita. Figlioli, la speranza in un domani migliore sia sempre nel vostro cuore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, sono qui in mezzo a voi come madre che vuole aiutarvi a conoscere la verità. Mentre vivevo la vostra vita sulla terra, io avevo la conoscenza della verità e con ciò un pezzetto di paradiso sulla terra. Perciò per voi, miei figli, desidero la stessa cosa. Il Padre Celeste desidera cuori puri, colmi di conoscenza della verità. Desidera che amiate tutti coloro che incontrate, perché anch'io amo mio figlio in tutti voi. Questo è l'inizio della conoscenza della verità. Vi vengono offerte molte false verità. Le supererete con un cuore purificato dal digiuno, dalla preghiera, dalla penitenza e dal Vangelo. Questa è l'unica verità. Ed è quella che mio figlio vi ha lasciato. Non dovete esaminarla molto. Vi ha chiesto di amare e di dare, come ho fatto anch'io. Figli miei, se amate, il vostro cuore sarà una dimora per mio figlio e per me, e le parole di mio figlio saranno la guida della vostra vita. Figli miei, mi servirò di voi, apostoli dell'amore, per aiutare tutti i miei figli a conoscere la verità. Figli miei, io ho sempre pregato per la chiesa di mio figlio, perciò prego anche voi di fare lo stesso. Pregate affinché i vostri pastori risplendano dell'amore di mio figlio. Vi ringrazio. Cari figli, oggi vi invito a pregare per la pace. La pace è in pericolo. Pregate di più. Pregate col cuore. La madre prega con voi ed intercedo presso mio figlio per tutti voi. Grazie, cari figli, perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata. Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito tutti. Pregate di più e parlate di meno. Nella preghiera cercate la volontà di Dio e vivetela secondo i comandamenti ai quali Dio vi invita. Io sono con voi e prego con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.